Sara Montanari, presidente Ampi Varallo, Alta Val Sesia. Sara, finalmente ci siamo, è tornata Ampi in festa, sei contenta? Una grande festa, sono molto contenta soprattutto per l'afflusso di persone e per la collaborazione di tantissimi che mi hanno aiutato a creare questo evento. Sono 50 anni dalla consegna della medaglia, 80 anni dall'inizio della Resistenza, 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Abbiamo deciso che bisognava festeggiare in grande. Questa sera suona Cisco, domani Vintage Violence, poi ci sarà Alessio Lega. Abbiamo convegni sulla Costituzione, la migrazione, l'ambiente, i conflitti, sulla storia, la guerra tra il 43 e il 45, la montagna e il... E come queste cose tra di loro si compenetrano. Finiremo con una proiezione del Milky Way e uno spettacolo teatrale, Nazi Europa. Venite, partecipate, una grande festa, riflessione, cultura, emozioni, memoria per il futuro. Come dici tu, Sara, tanta cultura, tanta emozione, enogastronomia, ma ci sono delle mostre importanti sulle donne. Qual è il significato che volete lanciare? Assolutamente. Il ruolo della donna, grazie alla Resistenza, ha ricevuto una spinta molto importante. Durante la guerra le donne hanno assunto un ruolo fondamentale, qualcuno dice staffetta è quasi riduttivo, erano partigiane, hanno preso parte, hanno scelto e quando si è trattato poi di scrivere la nostra Costituzione hanno scritto gli articoli tra i migliori. Abbiamo una mostra sulle madri costituenti e una mostra che si chiama Briciole di pane sul ruolo delle donne proprio nella Resistenza. Su questo ci tengo, anche i nostri convegni per caso, perché non siamo andati a cercare le quote rosa, ma sono piene di donne che hanno tante cose da dire e da fare, perché credo, permettetemi questa cosa, il patriarcato è una gabbia per tutti, anche per gli uomini, quindi insieme possiamo costruire una società più giusta e più libera.